Ti è mai capitato di giocare con qualcuno e di dire cavolo, questo sì che è una palla pesante, come vorrei anche io sviluppare un colpo simile? Ma cosa vuol dire avere una palla pesante? Proviamo a dare un pochino di linee guida per capire un attimino dov'è che dobbiamo andare a parare per raggiungere quel tipo di livello, perché indubbiamente una palla inizia a essere pesante quando abbiamo sviluppato un po' di tecnica, perché ci sono tre elementi fondamentali che dobbiamo considerare e uno di questi ha a che fare in maniera proprio super centrata con la tecnica. Questi tre elementi te li dico in un secondo, ma prima di andare avanti metti un bel mi piace, iscriviti al canale, sostieni la community, qui sotto in descrizione trovi tutti i link e tutti i riferimenti per fare la tua parte. Ma adesso torniamo a noi, bando alle ciance. Tre elementi di cui il primo elemento essenziale per far sì che la tua palla diventi pesante è il topspin. Se tu non hai padroneggiato il topspin, siamo profondamente nei guai. La seconda cosa è la velocità di palla. Una palla, per essere pesante, deve essere anche veloce, oltre che avere topspin. La terza cosa è la profondità che tu acquisisci all'interno del campo, quindi maggiore sarà la profondità, più pesante sarà la palla. Ma adesso andiamo ad analizzarli uno per uno. Allora, partiamo dal primo concetto, il topspin. Diciamo che se noi vogliamo gettare le basi per una crescita di livello, per una crescita dal punto di vista tennistico, non possiamo che passare per il topspin. Oggi si fa un tanto parlare di Sinner, quanto picchia forte, quanto picchiano forte Rublev e tutti i grandi campioni che abbiamo. Ma signori, rendiamoci conto di una cosa: non si gioca più come 40 anni fa, non si gioca più solo piatto con impugnature Continental o forse Eastern. Per primo Federer, che continuava a giocare con un'impugnatura Eastern, comunque dava tanto topspin alla palla, così come fa Jannik Sinner, così come fa Andrei Rublev, per esempio. Ok, quindi se vuoi crescere come giocatore, che tu abbia 8 anni, 15 anni, 50 anni, 70 anni, la tua crescita passa per l'acquisizione del topspin, con il dritto, con il rovescio. E ci sarebbe da aprire un capitolo, perché non è solo una questione di passare dal basso verso l'alto, spazzolare la palla, no, non basta. Questi sono dei modi molto cattivanti per descrivere quello che succede, però non basta. E oggi il tennis moderno sta passando per un altro tipo di approccio, che se andiamo ad analizzare i giocatori professionisti, si sta alzando il punto di impatto, non è più all'altezza anche nella maggior parte dei casi, ma è più in alto, e si assiste verso una traiettoria molto più ovalizzata, molto più schiacciata del movimento della racchetta, soprattutto sul dritto, pur mantenendo le basi per generare topspin. Ora, se noi riusciamo a generare topspin e quindi facciamo ruotare la palla, perché questo è il topspin, è far ruotare la palla. Qui c'è scritto Artengo Comfort Pro. Se io colpisco piatto e la colpisco con la scritta verso di voi, voi siete in grado probabilmente di leggere la scritta, ma se io faccio spazzolo la palla, voi non siete più in grado di leggere quella scritta. Quindi topspin, rotazione dal basso verso l'alto, backspin, la palla gira all'indietro, rotazione dall'alto verso il basso. Perciò solo il topspin però non può far tanto, dobbiamo aggiungergli le altre due variabili, che sono la profondità e la velocità. Topspin più solo una delle due cose, profondità e velocità, non è sufficiente, perché se io per esempio facessi topspin e profondità di palla, quindi colpisco la palla con topspin e la faccio atterrare profonda nel campo, comunque se la palla non ha velocità diventa abbastanza gestibile da parte dell'avversario, per esempio così. Questa è una palla che atterra profonda nel campo dell'avversario, ha tanto topspin, quindi la sua altezza, avete visto, rispetto alla rete è molto alta, ma è una palla molto lenta. Quindi anche se io facessi a destra e a sinistra, l'avversario potrebbe comunque raggiungere agevolmente quella parte di campo e quindi coprire con un dritto, con un rovescio, e magari piazzare addirittura un vincente o comunque iniziare a manovrare il gioco abbassando la traiettoria della palla e aumentando la velocità. L'elemento fondamentale in questo caso sarebbe aggiungere velocità. Se io aggiungo velocità, la palla va profonda, ha tanto topspin ed è tanto veloce. Destra e sinistra, alla terza palla la palla non torna più, perché è una palla difficile da raggiungere, difficile da gestire,
una palla pesante. Se a questa palla, per esempio, io lascio il topspin, lascio la velocità, ma tolgo la profondità, rimbalzo immediatamente corta dentro la riga del servizio e diventa comunque una preda facile da parte dell'avversario se non ho gestito bene gli angoli, se non sono riuscito a muoverlo in lungo e largo per il campo. Ok, quindi quando è che tolgo profondità ma mantengo topspin e velocità? Quando voglio muovere tutti e quattro gli angoli del campo all'avversario. Per esempio, tiro un dritto profondo incrociato con tanto spin, tanta velocità. Un altro lungo linea sul rovescio dell'avversario, sempre profondo con tanto spin, è abbastanza veloce. E poi stringo l'angolo di nuovo sul dritto, dove tolgo profondità ma mantengo velocità e topspin, per cercare uno strettino e quindi muovere in maniera diagonale in avanzamento il mio avversario, costringerlo a trovarlo fuori posizione fondamentalmente. La stessa cosa succede se io faccio un altro tipo di operazione. E cioè cosa succede? Se io aggiungo solo profondità e velocità ma tolgo il topspin e quindi ergo, uso delle traiettorie piatte, la palla tenderà ad allungarsi, magari va direttamente in recinzione, quindi perdo totalmente il controllo, per intenderci una palla come questa. Non riesco neanche a passare la rete, per quanto la cosa sia complicata fondamentalmente, perché devo entrare piatto e quindi si riduce, come dire, il margine da parte mia, diventa più complicato passare sopra la rete. Se ci passo sopra, la palla va dritta, magari non riesce ad atterrare in tempo per il campo, la sua traiettoria è molto più schiacciata. Quindi posso avere velocità, magari trovo pure la profondità, però magari quello si traduce in un errore. Su 10 palle, 2 vanno a rete, 4 vanno fuori, forse 3 vanno dentro, a differenza invece del topspin che mi dà una traiettoria sempre prevedibile, che comunque ricade all'interno del campo con una parabola molto prevedibile, appunto lontana anche dalle righe, tra virgolette. Ok, quindi se io voglio acquisire, costruire e gestire una palla pesante, devo necessariamente passare per questi tre aspetti: topspin, velocità, profondità di palla. Queste sono le basi per generare una palla complessa, ok, che ha tante rotazioni, che quando rimbalza salta su. E allora cosa succede? Costringe l'avversario a colpire sopra l'altezza della spalla, ok? Costringe l'avversario a dover gestire delle palle complicate che è difficile poi attaccare, è difficile poi gestire in maniera offensiva e aggressiva. Perché? Perché quella persona lì dietro, dall'altra parte del campo, sarà magari 2-4 metri lontano dalla riga e non potrà fare altro che restituirmi questo tipo di palla, o magari addirittura si troverà in difficoltà se è sotto livello, se la mia palla è diventata troppo difficile, o magari l'ho messo in difficoltà anche solo perché l'ho fatto spostare, no? E l'ho messo fuori posizione. Quindi prima o poi accorcerà, io potrò guadagnare campo, entrare dentro e diventare più offensivo, aggressivo, chiudere magari il punto con un vincente o gettare le condizioni per chiudere un punto a rete. Quindi chiaramente l'avversario è lì per un motivo, deve complicarmi la vita, rendere difficile il mio gioco, fare in modo che io non riesca a colpire sempre in questo modo. Quindi anche lui farà la sua parte, spostandomi, variando, magari abbassando la traiettoria di palla, magari spostandomi in lungo, in largo, in ogni angolo del campo, cercando di rendere le cose complicate. Quindi se ti è stato utile questo video, mi raccomando, metti un bel mi piace, iscriviti al canale, sostieni la community, trovi tutti i link in descrizione, dimmi qui sotto nei commenti come e perché ti è stato utile questo video.